Poi, allora, poi il tuo motto. Nothing impossible. La frase che dici più spesso, la parola che... Love you, see a bye, quella è. La cosa più emozionante, una delle cose più belle è stata quando ho visto il mio primo film dell'orrore al cinema e anche quando ho visto i fuochi d'artificio a Marsiglia. La cosa più emozionante è poi la domanda 50 è presa male. Non l'ho capita. Vuoi fermarti qui? No. Chat? Sì. Pagina più visitata oggi, YouTube. Pagina preferita, YouTube. Social network preferito, social network più usato oggi. Ah, oddio. Allora, io sto molto su YouTube, anche per il mio canale, ma così, perché poi mi piace, oppure, cioè, io mi sono iscritto ai miei canali e mi piace andare a vedere. E di solito quando non fanno niente, o mi vedo i trailer dei film, oppure vado su Facebook a vedere cosa c'è. Quindi ho già risposto a tutte quasi le domande. Allora, più usato... Ah, il social network più usato oggi... Oggi sono passato... un paio di musica che ascolto. Musica mi piace molto quella delle discoteche, ma anche tipo quelle ma anche quelle che hanno un significato importante, se tipo per la mia vita, così. Di musica preferita che ascolti, cosa ascolto, ma tipo autore, ma io dico l'autore. Allora, ma forse sto più un po' più ascoltando la musica italiana. Però è più bella la musica americana. Canzone preferita, canzone preferita. La mia canzone preferita ce l'ho, per ora è X60 Shadows of Blue di Tori Amos. La tua canzone Revenge. Ti piace la scuola? No. Di che grado la frequenti? Cos'è il grado? Secondo, credo. Dovrà fare la terza. Facciamo che faccio la terza greda. La greda. Terza media. Terzo grado, credo. Di che grado la frequenti? Vai bene o male? Metà. Perché in alcune materie vado più bene e in altre male. Hai mai marinato? Ho mai marinato? No. Vorresti farlo? No. Città in cui sei nato? Milano. Città in cui vivi? Milano. Canegrate, no, in realtà. Tre parole che ti descrivono. Tre parole che mi descrivono. Simpatico, divertente e alcune volte faccio troppe domande personali, forse. Fai sport? Sì. Quale? Tennis. La cosa per cui non puoi aspettare, cioè credo che sia la cosa per cui non puoi più aspettare, cioè il 26 agosto esce un videogioco che mi piacerebbe tantissimo, che si chiama Until Dawn. Da quanti anni? 3. Ti credi bravo? Abbastanza. Hai mai fatto gare? Sì. Di che tipo? Competizione. Come sta andando il test? Bene. Anche se alcune domande non le ho capite molto bene. L'ultima chiamata che ho fatto è stata a mia madre, perché devo uscire, cioè devo andare in un pranzo con... Ultima chiamata ricevuta, sempre da mia madre. Squadra di calcio? No. Squadra di basket? No, che non mi piace. Raccontami qualcosa che non sia qualcosa, non l'ho capito. Cioè niente. No, ti racconto allora qualcosa che però non usi la parola qualcosa. Perciò ti racconto che sto facendo il mio video. Il tuo pazzo? Cosa vuol dire?
qualcosa che vorresti fare adesso? Finire il video. C'è qualcosa di particolare in questo test? In questo test? C'è qualcosa di particolare in questo test? Per ora no. Un tuo segreto non troppo importante. Tutti i miei segreti sono importanti, perciò. Ti piace l'ordine o il disordine? L'ordine. Cantante preferito Tori Amos. A seconda di quello che hai... Qua c'è scritto scelto prima. Lo sei? Sì. Sai cantare. Cioè, sai cantare così. Sai ballare così. Una cosa che ti piace fare... Una cosa che mi piace fare è... Una cosa che mi piace fare è muovermi. Ti piace farti vedere? Dipende. Con chi lo fai? Con i miei amici. Hai mai finto con una persona? Hai mai finto con una persona? Cioè? Qua arriva la parte con tutta religiosa. Credi negli angeli? Negli angeli? Negli angeli? Dipende, sì, un po'. In Gesù, sì, anche se secondo me la teoria è un po' così. Cioè, secondo me è stato Big Bang a creare tutte cose. Non è che è stato Gesù a fare così. Poi, nei suoi miracoli, sì. Ti è piaciuto il test? Sì. Pubblicità?